Amici telespettatori, buonasera. Non è venerdì se non c'è Polifemo e noi ci risiamo una puntata davvero bella, particolare, una prima parte in cui parleremo delle problematiche della Polizia Locale di Taranto e lo faremo con rappresentanti dell'USB, rappresentanti sindacali, e siamo infatti nella sede provinciale dell'USB, siamo ospiti, stiamo appunto registrando qui nella sede di Piazza Lo Iucco a Talzano, ma avremo anche l'apporto di rappresentanti istituzionali e quindi un rappresentante del Corpo di Polizia locale e il Presidente del Consiglio Bitetti. Questo nella prima parte. Ora vi tengo un po' in suspense perché fra qualche secondo vi manderemo in video gli ospiti. Nella seconda parte, perdonatemelo, consentitelo, è una seconda parte davvero particolare. Abbiamo avuto l'esclusiva di essere allo Juventus Stadium per la festa scudetto della Juventus e mi sono sbizzarrito. Perdonatemi questa licenza, ma era un evento particolare e ha prevalso il mio cuore bianconero. Ma ora torniamo alle cose serie e andiamo subito a salutare gli ospiti. Abbiamo Angelo Ferrarese, lui è il responsabile dell'USB Polizia Locale di Taranto. Il capitano Raffaele Maragno, responsabile del servizio reparto mobile del Corpo di Polizia Locale di Taranto. Salve Maragno e grazie per aver accettato il nostro invito. Il presidente del Consiglio Comunale di Taranto, Piero Bitetti. Ecco, buonasera a voi. La parte politico-amministrativa. Grazie Bitetti perché devo dire che ho invitato sabato Bitetti, non sapeva ancora l'argomento ma mi ha dato la sua disponibilità. Bene, andiamo allora ancora avanti e abbiamo Antonio Lampedecchia, è una new entry, è il responsabile appunto dell'USB per quanto riguarda il comune e provincia di Bari per quel che attiene gli enti locali. Lui è un ufficiale di polizia municipale di Bari. Buonasera. E poi Marcello Lagioia, vice brigadiere della Polizia Locale di Taranto, delegato USB. Buonasera. Bene, abbiamo tre parti da 20 minuti ciascuna e quindi cercheremo di affrontare queste problematiche che riguardano il corpo di polizia locale. E allora partiamo subito da Angelo Ferrarese. C'è indubbiamente una o più situazioni problematiche che stanno determinando lo sciopero del 2 giugno. Ovviamente le problematiche sono tante, ma quali sono, come dire, i punti nodali essenziali della protesta? Buonasera a tutti, grazie direttore. Allora, in buona sostanza i punti nodali della vertenza che è nota, diciamo, alla cronaca e a tutti i cittadini di Taranto parte dal bisogno dei lavoratori e tutti del pubblico ente di vedersi riconosciuti alcuni diritti che oggi sono, diciamo, un attimo sottaciuti, lesi. E parliamo soprattutto, tutto il discorso è riconducibile a istituti contrattuali quali i festivi infrasettimanali per quanto riguarda il comparto polizia locale, polizia municipale, la vertenza delle progressioni economiche orizzontali per tutto il personale dell'ente, perché ribadiamo qui diciamo la molteplicità delle tutele fornite dall'Unione Sindacale di base ai lavoratori di tutto l'ente, ma soprattutto la piattaforma programmatica che ha visto una partecipazione massiccia dei lavoratori della Polizia Locale allo sciopero del 1 maggio parte proprio da un riconoscimento di alcuni istituti salariali e contrattuali ad oggi, diciamo, non osservati,
nasce dalla carenza di organico cronica che attanaglia il corpo, nasce da quelle che sono le esigenze della nostra città, dei nostri cittadini, che oggi purtroppo vedono in buona sostanza un corpo sottodimensionato, un corpo soprattutto diciamo a cui a cui non viene riconosciuto il giusto riconoscimento, diciamo, degli istituti contrattuali, e che viene soprattutto poi penalizzato in termini proprio di visibilità, proprio dovuto al fatto che comunque l'organico è carente, e soprattutto, diciamo, lamenta una carenza di indirizzo, diciamo, politico che latta. Okay. Allora, io dovrei sentire il capitano, ma visto che sono state toccate delle problematiche di natura squisitamente politico-amministrativa, invece con il capitano ci soffermeremo su problematiche prettamente tecniche. E dicevo, Bitetti, sì, ci troviamo in un momento particolare, c'è ovviamente un comune di Taranto che comunque ancora non è uscito dal dissesto e c'è comunque tutto un pregresso alle spalle, però chiaramente la dignità dei lavoratori, il riconoscimento degli istituti salariali e la difficoltà estrema di operare in un regime di pesante carenza di organico determina queste situazioni. Come, non dico uscirne, ma quantomeno fronteggiare? Lo dico a lei perché, Bitetti, lei, oltre a essere Presidente del Consiglio Comunale, è stato anche Assessore alla Polizia Municipale. Sì, buonasera. Innanzitutto è opportuna la premessa. Ovviamente parlo da ex assessore alla Polizia Municipale, perché non occupandomi più delle questioni, parlo per quello che so, diciamo, per i problemi che ho affrontato nel tempo. Oggi li seguo marginalmente, con diciamo, delle consapevolezze che sono quelle appunto anticipate da Angelo Ferrarese, che sono legate soprattutto, e non è poca cosa, al numero dell'organico della Polizia Locale, che secondo quelle che sono le previsioni della legge regionale dovrebbero essere all'incirca 400 gli operatori della Polizia Locale del Comune di Taranto, quindi del Comune Capoluogo, con una serie di attività, e che purtroppo oggi sono 167, quindi sono meno della metà. Ovviamente chi lavora, diciamo che se non deve fare i miracoli, però deve fare i salti mortali per dare risposte. Diciamo tante... che i miracoli non si fanno, ma si stanno attrezzando per farli. Io riconosco chi è presente in sala, sa che sono molto diretto, io non utilizzo il violino. Nel politichese. Riconosco soprattutto a chi sta per strada, e qui parlo del capitano, ma anche degli altri ospiti, un impegno maggiore. Con questo non voglio dire che chi non è per strada non si impegni, però è evidente che avere a che fare con i cittadini e in una città come Taranto, che ahimè, anzi ai noi, non è la più educata d'Italia, è difficile. Il ruolo dell'operatore di polizia municipale, a mio avviso, va fatto dopo una laurea in psicologia, perché bisogna prima approcciarsi con il cittadino in maniera, diciamo, morbida, educativa, cioè la ex guardia, così come veniva ricordata, l'attività veniva svolta un po' di anni fa, era, diciamo, il primo approccio. Quando si diceva cittadino, chiamiamo le guardie, no? La figura del vigile, no? Ma veniva vista come un senso di protezione, una garanzia di protezione. Come l'amico del cittadino, ovviamente poi dalla condizione che può essere la più amichevole possibile, si passa poi a quella che è il famoso bastone, no? Quindi carota e bastone, nel senso che poi ovviamente per far rispettare le regole la polizia locale deve attivare la repressione. La repressione l'attiva in che maniera? Almeno con le sanzioni amministrative, poi si può arrivare anche all'arresto. Ovviamente questa repressione mette le mani nei portafogli, mette le mani nelle tasche dei cittadini, e quindi ovviamente
molto spesso quando loro intervengono per fare il loro dovere, non sono amati, anzi vengono offesi, vengono oltraggiati. Certo. Quindi mi rendo conto che l'attività è un'attività impegnativa. È un po' quello che succede purtroppo con gli autisti dell'AMAT, quando magari c'è un ritardo della corsa e il cittadino con chi se la prende? Col rappresentante prossimo, quello più vicino, che poverino è il malcapitato, è appunto l'autista, cioè il conducente. Bene. E quindi parliamo di una categoria che, anche se viene vista quale categoria di dipendenti comunali, non è la stessa cosa parlare di polizia locale e di parlare di amministrativi. Però, Vitetti, ora abbiamo fatto questo primo, stiamo facendo questo approccio alla problematica, però poi ecco, magari ci saranno altri interventi, dobbiamo anche dare delle risposte, no? Perché uno dice sì, ci troviamo in una situazione finanziaria molto ma molto pesante per l'ente, però il lavoro è il lavoro, i diritti del lavoratore sono sacrosanti e sono inalienabili. Io credo che la maggior parte dei problemi derivi proprio dal numero degli operatori, perché è ovvio che non... Allora, anche per esempio una semplice ripartizione dei turni, se il turno va diviso in 40 unità è un conto, c'è una certa frequenza, se viene diviso in 120 unità ne è un'altra. Okay. Ora, perché dico questo? Perché giustamente Angelo Ferrarese, precedendomi, ha detto che ci sono dei diritti che sono violati. Ora, poi magari lo approfondiremo. Benissimo. Nel corso della trasmissione. Però ecco, sicuramente... per quello che mi compete, io sono venuto in una sede insolita, ma io non ho problemi a partecipare a incontri che abbiano, diciamo, obiettivi costruttivi. Quindi positivi. Per me possiamo parlare in piazza, in una sede di un sindacato, no, non c'è problema. Ovunque, non c'è problema. La cosa che mi dispiace è che sento che c'è un ulteriore sciopero in previsione, che è quello del 2 giugno, e con l'appello che io faccio è che questo sciopero, previo confronto e previo rispetto legittimo delle parti, porti a una soluzione positiva e venga scongiurato. Capitano Raffaele Maragno, responsabile del servizio reparto mobile della Polizia Locale di Taranto. Lei ovviamente coordina un settore davvero particolare, parliamo di viabilità, e ci si trova per così dire tra l'incudine e il martello, perché c'è il cittadino esasperato e c'è anche l'operatore di polizia locale esasperato che vede i propri diritti compressi. Come si cerca di salvare capre e cavoli, per così dire? Capre e cavoli è un po' difficile salvarli in una situazione del genere, perché ti mancano gli strumenti per poterlo fare. Il problema è che, come giustamente diceva chi mi ha preceduto, è la carenza di organico, per quanto mi riguarda. E chiaramente questo crea un grande nocumento all'attività quotidiana, e tra l'altro gli operatori sono costretti a carichi di lavoro che sono spropositati proprio per quello che è il numero degli interventi che ogni giorno siamo costretti comunque a fare, perché la cittadinanza richiede il giusto che vengano fatti, e quelli che sono numericamente le persone che in quel momento fanno parte di quel reparto e in quel turno e possono far fronte a quella serie di esigenze. Quindi è sicuramente una situazione di estrema pesantezza anche da parte mia, perché io mi rendo conto che mi trovo in una situazione di impasse che è un po' particolare, quella comunque di dover gestire come meglio è possibile un reparto che è ridotto al lumicino. Rispetto agli anni passati è veramente ridotto al lumicino. Tenete conto che l'ultimo concorso risale al 1989, quindi anche quelli che attualmente sono in servizio sono persone che hanno la loro età. Molti di questo personale è stato trasferito da altro servizio perché è giudicato dal medico aziendale non più idoneo all'attività H24, quindi alla totale attività in servizio. Quindi sono situazioni che è veramente difficile da gestire. Poi nel prossimo intervento, capitano, parleremo anche della condizione psicologica, dello stato d'animo dell'operatore di polizia locale, del vigile urbano, che, ripeto, si trova molte volte a dover gestire, tra virgolette, un cittadino esasperato,
a doversi sentirsi chiamare di tutti i nomi, purtroppo, e poi magari vedere i propri diritti anche non dico calpestati, ma quantomeno compressi. È il momento del capitano Antonio Lampedecchia, lui è responsabile dell'USB enti locali per la provincia di Bari, capitano, quindi ufficiale di polizia municipale. E capitano, considerando un po' la realtà del barese, Taranto, Bari è una città metropolitana, e così, come dire, dall'alto della sua esperienza, cosa si sente di dire, di consigliare per una realtà come Taranto, che vive in una situazione difficilissima, perché lavorare sotto organico è quasi impossibile? Buonasera, ripeto, a tutti gli ascoltatori e ai presenti. Noi come USB siamo contenti che delle figure istituzionali, anche appartenenti al corpo della PM di Taranto, abbiano partecipato a questa iniziativa. E entrando nel merito della questione, dobbiamo sottolineare che questi problemi di organico insufficiente è un po' diffuso in tutto il meridione. Bari non fa eccezione. Ma questo non deve comunque esimere chi, le amministrazioni stesse e chi poi ha la responsabilità del corpo, in questo caso del corpo della Polizia Municipale di Taranto, di tener doverosamente presente che quando ci sono problematiche di questo tipo, insufficienza di inorganico, a Taranto veramente rilevante, e questo finisce per avere ripercussioni oltre che sulla sicurezza dei cittadini, perché le spiegherò fra un attimo, sulla stessa sicurezza degli operatori. Perché dei cittadini? Perché se noi abbiamo una sola pattuglia, che so, in un territorio così esteso come quello di Taranto, in orario serale, magari fino alle 21, mi dicono anche H24, non so come riescano a ottemperare, diciamo, rispetto a un arco temporale così ampio, però rimaniamo sugli orari canonici, quello che va fino alle 21. Se io ho una, due pattuglie su un territorio così vasto, è ovvio che qualora succedesse qualcosa non siamo in grado, non sarebbero in grado di assicurare né la propria né l'altrui sicurezza, ove vi fossero episodi che non fossero di semplice diciamo, comportamento di rispetto delle regole del codice della strada. Parlo di altre evenienze, quali possono essere venditori abusivi stranieri, furtarelli, insomma reati di minori, però che sono quelli che sappiamo danno più noia ai cittadini, che vengono avvertiti come quelli più diciamo fastidiosi proprio per il cittadino. Quindi noi dobbiamo, secondo me, l'amministrazione e chi organizza questo corpo dovrebbe porsi subito il problema di capire se effettivamente, a parte i 40 che sono in viabilità, non ci sia il modo di recuperare altre unità da uffici o altre situazioni per appunto cercare di... Questa è una proposta, è un primo, per cercare di rimpinguare, di rafforzare l'organico. Certo, diciamo. Ma la strada maestra rimane quella di trovare le risorse per rinfoltire chiaramente diciamo l'organico. Questo però non esime, non può esimere dal rispetto di determinate norme e regole contrattualmente sancite, che qui sembra vengano, non lo so se scientificamente, calpestate o perché... Io dico per esigenze di forza maggiore, perché purtroppo quella è la situazione, allora... Le esigenze, certo, di forza maggiore però non possono comprimere. A volte ci risulta sentire che dei lavoratori abbiano in un arco di 24 ore lavorato 12, 13 o 14 ore. Questo avveniva nelle ferriere dell'Ottocento, del Settecento, quando non c'erano assolutamente... E oggi con i cinesi. E oggi con i cinesi, ma noi non dobbiamo paragonarci ai cinesi, altrimenti andiamo su un sentiero impervio che ci porta solo allo sfascio totale. Benissimo. Quindi noi dobbiamo cercare di salvaguardare almeno le cose fondamentali. Okay. Lo sfruttamento non ci può essere. Le regole contrattuali, almeno quelle più importanti, vanno rispettate. Okay. Marcello Lagioia, vice brigadiere della Polizia Locale di Taranto, delegato USB. Parlavamo di questi turni massacranti.
Sì, in effetti io... E cos'altro da operatore del settore la fa innervosire particolarmente? Ma non per un fatto, come dire, così psicologico, ma proprio perché magari si sente leso nella sua proprio dimensione, identità di lavoratore. Più che lesi, mortificati. Mortificato, ecco. E in alcuni casi vessati, perché mi spiego, facendomi portavoce di quello che sono le lamentele del nucleo del reparto a cui appartengo, la viabilità, faccio parte di quei 37 che vengono impiegati per il controllo del territorio. Siamo quasi tutti sulla soglia dei 50, c'è gente anche che li ha abbondantemente superati, è arrivato anche ai 60 anni. Ho apprezzato le parole del presidente Bitetti quando ha detto che chi fa viabilità dovrebbe essere apprezzato e valutato maggiormente, non per una competenza maggiore, ma per una situazione lavorativa oggettiva maggiore. La mia mortificazione principale attualmente, per una questione tecnica, che forse i telespettatori non capiranno, ma la diciamo, in sede di valutazione delle qualità degli agenti di polizia locale, ai fini di una progressione di carriera, di un riconoscimento del valore, dell'impegno, della viabilità ne è stato riconosciuto solo uno. Quindi io mi chiedo qual è il riconoscimento che l'amministrazione ha dato agli operatori della viabilità. Ci stiamo occupando dei problemi del corpo di polizia locale di Taranto che inevitabilmente porteranno allo sciopero del 2 giugno. Riprendiamo il nostro giro da Angelo Ferrarese, che è il responsabile USB per quanto attiene alla polizia locale di Taranto. Dicevamo, ora abbiamo fatto una prima parte in cui forse siamo stati un po' soft, per così dire, ma andiamo proprio a porre qualche criticità proprio sul campo, dove lei pone un problema e noi cercheremo di avere risposte e dalla parte politica amministrativa nella persona di Piero Bitetti e tecnicamente attraverso la persona del capitano Raffaele Maragno. Allora, come diceva lei giustamente, direttore, oggi l'Unione Sindacale di Base è il primo sindacato rappresentativo sulla Polizia Municipale di Taranto. Questo significa che l'Unione Sindacale di Base raccoglie oltre il 50% di consenso alle posizioni del sindacato all'interno del comparto. Ma non finisce qui, perché l'Unione Sindacale di Base, che è un sindacato in forte espansione in quanto realmente a fianco del lavoratore nella tutela dei suoi diritti, sta avendo una forte adesione in tutto il pubblico impiego del Comune di Taranto, molto forte. Tenga presente però, direttore, che inspiegabilmente, contro ogni logica, il 2 di maggio, il giorno dopo lo sciopero, sono iniziati da parte della dirigenza del comparto atteggiamenti che stiamo provvedendo a stigmatizzare e a cercare anche un attimo di vedere la natura di questi atteggiamenti, che sono molto simili a un comportamento antisindacale, a un comportamento che francamente noi non capiamo. Nel frangente, oggi, stasera, io accetto e mi apro al dialogo con le posizioni che sono rappresentate dal presidente della massima assise comunale, il quale, nell'intento di tutti i lavoratori, nell'intento di quella che è la politica, perché anche in questo senso, quando fummo convocati il giorno prima dello sciopero del 1° di maggio, ci fu un'apertura. Apertura poi, cioè quindi il riconoscimento tra virgolette del diritto di assemblea in quanto organizzazione rappresentativa sul comune, tentativo di apertura fatta dal signor sindaco in persona, naufragata inspiegabilmente al momento di una semplice verbalizzazione, quindi una burocrazia ostaggio di una triade confederale che oggi è CGIL, CISL, UIL rappresentativa di pochi, legata al sostegno di azioni che vanno contro i diritti dei lavoratori,
che inspiegabilmente trova ancora, diciamo, seguito in quella che può essere, diciamo, la negazione. Ecco, prima di andare da Bitetti, dal capitano Maragno, vorrei fare un salto da Marcello La Gioia, vice brigadiere della Polizia Locale di Taranto, nonché delegato SB, proprio perché, in modo che altri spunti possano essere, come dire, propedeutici poi alle risposte che la parte amministrativa e la parte tecnica dovranno fornirci. E lei ovviamente opera sul campo, opera per strada, il terreno della viabilità è il terreno principe. Ci parli un po' di quelle difficoltà che quotidianamente avvertite, perché poi al di là della teoria la battaglia si gioca sul campo. Lei ha detto giustamente il terreno principe su cui operiamo è la strada, è la viabilità. A me sembra che gli obiettivi che abbia il nostro comando non siano quelli della viabilità ed è sotto gli occhi di tutti. Noi da vigili urbani e da cittadini non possiamo fare a meno di non riconoscere che la città viva uno stato di degrado assoluto. E noi vigili urbani siamo il primo bersaglio, siamo il parafulmine di una cittadinanza stanca, irritata, da una gestione di un corpo di polizia locale che naviga a vista. È un termine che è stato usato ripetutamente. La polizia locale, purtroppo, di Taranto naviga a vista per una carenza di organico, certamente, ma sicuramente per un'organizzazione che non sa quello che vuole. Noi siamo costretti, per dei vuoti normativi, per degli obblighi giuridici che abbiamo, noi siamo obbligati in delle situazioni ad intervenire senza avere le corrispettive tutele. Non è una questione economica, è una questione di riconoscimento di diritti. Noi abbiamo le stesse prerogative, gli stessi riconoscimenti delle altre forze dell'ordine, ma non siamo forze dell'ordine. Noi siamo obbligati ad arrestare, noi siamo obbligati ad intervenire, ma in caso di un'aggressione, in caso di una lesione, anche permanente, non abbiamo nessuna tutela, e siamo quotidianamente insultati, mortificati, aggrediti verbalmente e fisicamente, anche per un divieto di sosta. Siamo degli esseri umani anche noi, non tralasciamo quello che succede sui social. Basta che una macchina dei vigili urbani sia vista sulle strisce pedonali senza chiedersi perché. Perché noi possiamo anche andare a salvare una vita umana, non dobbiamo stare a cercare il parcheggio. Direi a questo punto di andare un attimo dal capitano Raffaele Maragno. Stiamo andando un po' per salti, ma ovviamente sono gli argomenti che chiamano in causa l'uno o l'altro dei nostri ospiti. Ha fatto una dichiarazione Marcello La Gioia dicendo una gestione, mi pare, del corpo di polizia municipale che naviga a vista, cioè come se ci fosse una mancanza di programmazione, stando a quello che dice La Gioia. Allora, spiegatemelo voi, come si fa a fare una programmazione con 40 unità divise su due turni, con i riposi, le ferie, la 104, i permessi comunque personali che sono giusti da fare. Quindi come si fa a fare un minimo di programmazione? Si naviga a vista, certamente si naviga a vista, e non si potrà navigare diversamente, al di là di programmare o non programmare. Cosa programmiamo quando noi riusciamo ad avere grasso che cola la mattina due pattuglie su un territorio come Taranto? Cosa vogliamo programmare? Quale programmazione stiamo tanto eclatando e menzionando? Quale? Allora, se c'è qualcuno che è così bravo a programmare con due pattuglie su un territorio come quello di Taranto, che è vastissimo, lo faccia. Ben venga, non c'è nessuna chiusura in tal senso. E allora sono state fatte delle affermazioni abbastanza pesanti, tra virgolette, perché giustamente l'operatore di polizia locale non deve essere mortificato e l'amministrazione Bitetti deve dare delle risposte. La carenza di organico va, non dico riempita, colmata interamente, ma comunque delle risposte, delle soluzioni quantomeno tampone vanno date, perché come abbiamo visto nel dibattito, La Gioia pone questa situazione di mortificazione in cui versa il corpo, il capitano Raffaele Maragno dice c'è una carenza d'organico, venite voi al posto nostro e vediamo chi ha la bacchetta magica e risolve il problema,
e alla fin fine poi comunque l'amministrazione ha il bandolo della matassa in mano. Direttore, cosa proporre? Mi dai 20 minuti per rispondere. E poi, siccome questi sono spazi allora autoprodotti e autogestiti, poi ci dovrò comprare un altro spazio da Delta TV, che mi costa. Provo a essere sintetico, io richiamo la premessa. Perché richiamo la premessa? Allora, ho detto che il problema, a mio avviso, è legato al numero sottodimensionato del personale. Il rappresentante della Polizia Locale di Bari mi dice che anche a Bari hanno gli stessi problemi. A me risulta che siete per 4 volte quelli di Taranto. Ma ora, probabilmente, siete più di 600, siete 650. A me, io ricordo che quando Emiliano era sindaco parlavo di 600 agenti, però 600 agenti rispetto a 167, c'è una differenza netta, con il fatto che sicuramente Bari ha una popolazione superiore rispetto a quella di Taranto, ma Taranto si estende in maniera longitudinale, come diceva il capitano Maragno, con 2 pattuglie fare il servizio su una città che si estende per 30 km in lunghezza è praticamente impossibile. Ora, questo è uno delle premesse che ho fatto. Come l'altra premessa che facevo è legata al fatto che la polizia locale non può essere considerata la stessa stregua degli amministrativi. E qua vengo a quello che diceva giustamente la Gioia. La Gioia diceva: noi subiamo determinate cose, eppure non siamo equiparati, siamo forze dell'ordine, perché in effetti lo sono a tutti gli effetti, ma non sono equiparati alle forze dell'ordine. Qua purtroppo l'amministrazione comunale poco ci può fare. C'era in atto una riforma sulle polizie locali che ancora, diciamo, non ha concluso il suo iter, che serve esattamente a creare questa differenza all'interno dello stesso ente tra forza dell'ordine, quindi polizia locale, e il resto dei dipendenti che sono amministrativi. Perché dico questo? In qualsiasi ente i dipendenti amministrativi sono sicuramente maggiori rispetto alla polizia locale. Molte questioni a cui faceva riferimento Ferrarese, forse anche la Gioia prima, che sono legate per esempio alla progressione, progressione orizzontale, quindi per l'avanzamento, sono dettate da un organismo che non viene controllato né dal Consiglio Comunale né dalla Giunta Comunale, che hanno altri ruoli. Per esempio, il Consiglio Comunale ha deliberato più volte con ordine del giorno approvato all'unanimità, perché tutti comprendiamo l'esigenza di un numero maggiore di dipendenti della polizia locale, abbiamo deliberato o le assunzioni a tempo determinato o i concorsi a seconda dei casi che ci venivano, diciamo, offerti dal legislatore. Quindi da questo punto di vista la politica ha le idee chiare, quindi il Consiglio Comunale è a favore dell'aumento del personale dipendente della polizia locale. E lo è anche la Giunta, in quanto per ogni triennale, nel triennale precedente un po' meno, ma nel triennale attuale, sono previste delle figure che, di polizia locale, che stanno lì in attesa che il legislatore ci dia il via libero. Anzi, nello specifico momento storico, dal riordino delle province, i dipendenti della polizia provinciale dovevano transitare nella polizia locale, quindi parliamo di circa 37 unità per quanto riguarda la provincia di Taranto, cosa che è stata bloccata da una legge regionale del dicembre 2015, dove i dipendenti di tutte le polizie provinciali sono stati accorpati e sono stati inseriti in un organico della polizia regionale, o meglio della regione Puglia, con dei compiti che saranno sicuramente definiti dal legislatore regionale, ma che ce li ha sottratti alla polizia locale di ogni comune, creando un blocco pratico, in quanto gli enti non possono assumere, fare i concorsi, o meglio sbloccare i concorsi, perché in piattaforma ci sono ancora caricate queste figure. E quindi, siccome il legislatore nazionale con legge 56 ha obbligato gli enti locali ad attingere da quella piattaforma, al momento il Comune di Taranto, se non si sblocca questa procedura, cioè se il governo regionale non legifera attribuendo al 100% queste figure a sé, noi non siamo sbloccati da questa vicenda. Lei sta evidenziando ovviamente delle problematiche di natura prettamente normativa che non consentono completo. Però ecco, cerchiamo anche di vedere, perché magari lo facciamo nella terza parte. No, ma completo e concludo. Perché ho fatto questo ragionamento? Perché molti, per esempio, la progressione orizzontale viene definita
con dei criteri che vengono stabiliti o condivisi dai sindacati in delegazione trattante. La delegazione trattante non mi vede far parte, non vede far parte neanche il sindaco, ma fanno parte il dirigente delle risorse umane, l'assessore delle risorse umane e i sindacati che sono riconosciuti all'interno di un ente. È evidente che quei criteri vengono fatti perché maggiormente rappresentati a favore degli amministrativi. Ecco perché è opportuna la riforma ed ecco perché è opportuna, a mio avviso, la separazione delle categorie. E allora, Antonio Lampedecchia, responsabile USB Enti Locali di Bari, Bitetti citava questi lacci e lacciuoli di natura prettamente normativa che non permettono il transito da un ambito all'altro. È così, per l'amor del cielo, però come, ecco, quello che io voglio, la soluzione a cui, la proposta a cui voglio arrivare in questa situazione di Taranto, come, non dico uscirne, ma come cercare di garantire da un lato l'espletamento dell'attività del corpo di polizia locale, ma ovviamente nel rispetto dei diritti del lavoratore, del vigile urbano. Certo. Cioè, dobbiamo dare delle, vorrei che alla fine della puntata, nel nostro piccolo, ripeto, non siamo un'assise, diciamo, ma almeno degli spunti possibili da porre sul tavolo, anche per essere, come dire, un viatico, magari, chissà, per, non dico per scongiurare uno sciopero, ma quantomeno per non arrivare, perché poi se non si risolve ora il problema, il problema si incancrenisce e si riverbererà nel tempo. Beh, certo, se le premesse sono queste, se si naviga a vista, come ci hanno confermato, se la parte politica conferma che, anche se questa norma, questa riforma è lungi dall'essere, diciamo, realizzata, certamente la soluzione non può essere quella di non confrontarsi da parte dell'amministrazione e più, ancor più, da parte della dirigenza, che anche stasera, in un contesto in cui si poteva discutere col responsabile, ha inviato un suo sostituto. E questo, attenzione, comunque, non è una sede istituzionale, certamente. Però devo anche dare atto, mi consenta, di ringraziare, io in genere sono sempre duro, certamente acido, nei confronti dei soggetti istituzionali, vero Bitetti? Però devo, ecco, conferma, come il notaio. Però devo dare atto, devo ringraziare il comandante Matichecchia che l'ho interpellato sabato e mi ha comunque garantito una presenza del corpo municipale. Certo. E in altre occasioni non ho avuto in parte queste presenze. Diciamo, in parte quindi io sotto questo aspetto devo ringraziare. Certo, lei mi però dico, la soluzione, se le premesse sono quelle che dicevamo, se si naviga a vista, i problemi sono quelli che sono, certamente la mancanza di confronto fra chi poi deve organizzare il corpo e chi sta oggi rappresentando, come diceva Ferrarese, il grosso, non solo il grosso della Polizia Municipale di Taranto, ma poi la parte più operativa di quella, di quei 167. Se non c'è un confronto, e non, si vuole evitare assolutamente un confronto su questioni di merito, dove per andare anche sulla questione che Bitetto ha ripreso della valutazione del personale, lo stesso segretario generale ci ha dato ragione a quel confronto dicendo che se noi mettessimo su un contenzioso sulla questione di come è stata tutta sbagliata l'impostazione dell'applicazione della Brunetta attraverso il cosiddetto, lo dico agli spettatori che non possono capire in un batter d'occhio, esiste il ciclo della performance, che è un modo, che dovrebbe essere un modo di premiare il merito, la trasparenza e l'efficienza dell'amministrazione e di chi vi opera. Ora, se non c'è un confronto su quello che è il fatto fondamentale di un'amministrazione, addirittura il MEF ci dice che Taranto non l'ha proprio rispettato negli anni scorsi, quindi tutto ciò che ne è derivato è forse illegittimo, forse addirittura viziato da possibile nullità. Se questi sono i fatti e non ci si confronta e si evita di trovare una soluzione, il segretario generale ci dice magari ci faceste un ricorso giudiziario, cadrebbe tutto e io potrei rifare tutto da capo secondo norma, beh, che altro chiarimento ci deve essere?
Se il notaio della pubblica amministrazione ci dà ragione nel merito delle questioni giuridiche, non così fantastiche, parliamo di cose giuridiche, cos'altro dobbiamo fare? Noi più che dire abbiamo bisogno di un confronto, dobbiamo salvare la salute dei cittadini, dei pochi operatori che stanno sul territorio. Se questo confronto viene meno, non può esserci altro che una forma reiterata di sciopero, che noi lo diciamo sin d'ora. Se non ci sarà questo confronto, gli scioperi saranno da qui a 10 anni. Finché avremo un iscritto, noi proclameremo gli scioperi e li faremo tutti nei festivi, perché sia i cittadini di Bari, sia le autorità prefettizie, governative, nonché quelle comunali, devono rendersi conto che non possono più tacere, non possono nascondersi dietro un dito, ma devono trovare tutte le soluzioni possibili per salvare questi lavoratori. Okay. Nel momento in cui il capitano Lampedecchia, responsabile USB enti locali di Bari, faceva riferimento, come dire, sottolineava il fatto che in mancanza di risposte la forma dello sciopero sarà imprescindibile, verrà portata in campo. Marcello Lagioia, vice brigadiere della Polizia Locale di Taro, nonché delegato USB, voleva dire qualcosa. Poi il break pubblicitario ci ha fermato. Per quanto riguarda lo sciopero del 2 giugno, io credo, credo di non essere smentito, non ci saranno nessun motivo ostativo allo sciopero, nel senso che sarà dichiarato, perché capiamo che non c'è nessuna volontà dell'amministrazione reale, concreta, ad addivenire alle nostre richieste. Io volevo riallacciarmi un attimo al discorso del capitano Maragno quando diceva come si fa a organizzare un servizio, e c'ha perfettamente ragione quando durante un giorno lavorativo, oltre a quelli che lavorano, ci sono quelli che riposano. E allora mi chiedo, c'era bisogno, con la carenza di personale che abbiamo, organizzare disciplinari che hanno portato la polizia locale a lavorare 7 giorni su 7, 365 giorni all'anno, festivi compresi, non pagati, domeniche lavorative non pagate? Non poteva razionalizzare e concentrare il servizio della polizia locale a orari più umani? Noi lavoriamo dalle 6 del mattino alle 22 la sera, a volte con una pattuglia, come si diceva prima. E questa è un'organizzazione, bisogna anche guardare in faccia la realtà, non possiamo cercare di assurgere a un corpo di polizia con velleità metropolitane. Noi siamo una città che ha un corpo di polizia che è quello che è, che purtroppo non può garantire un servizio che, per come la vedo io, va dalle 8 alle 2 e dalle 14 alle 20, con il riposo la domenica, perché se no non c'è personale. E poi, se l'amministrazione davvero intende venire incontro alle nostre esigenze, il sindaco ha chiaramente detto che asseconderà ogni sentenza, ogni parere favorevole ai vigili urbani. Ci sono sentenze della Cassazione che dicono che i vigili urbani festivi devono essere pagati con lo straordinario, che le domeniche devono essere pagate con le doppie maggiorazioni. Al momento attuale lo dice anche l'ANA, l'agenzia negoziale a cui fa sempre riferimento l'amministrazione. Per l'ennesima volta, noi il 1° maggio, se avessimo lavorato, avremmo preso 20 euro e basta, neanche il riposo. Ci toglieranno 100 euro probabilmente dallo stipendio. Se avessimo lavorato ci avrebbero dato 20 euro. Ora che abbiamo scioperato ce ne toglieranno 100 alla giornata lavorata. E questo è scandaloso ed è immorale. Questa è la rabbia degli operatori per strada. Scusate se alzo il tono della voce, ma siamo stufi di prendere pesci in faccia dalla mattina alla sera, andare alle riunioni dove il sindaco ci mostra apertura. Siamo stati fiduciosi nelle premesse di quella riunione che abbiamo avuto col sindaco. Estremamente fiduciosi, tanto da guardarci in faccia e dire: beh, lo sciopero del 1° maggio non lo facciamo più. Riconoscimento del sindacato, riconoscimento dei festivi, apertura su tutto. Il sindaco se ne va, una chiusura totale, totale. Cioè, a questo punto a chi dobbiamo credere? A chi dobbiamo credere? Noi vogliamo solo lavorare sicuri per strada. Abbiamo un regolamento sulle armi che consente di lavorare anche senza pistola. Siamo obbligati, ma si può anche lavorare senza pistola. Noi non stiamo capendo più niente. Bene, Angelo Ferrarese, responsabile USB della Polizia Locale di Taranto. Intanto mi stuzzica, tra virgolette, parlare di un argomento. La relazione del MEF, del Ministero dell'Economia e della Finanza e delle Finanze, ha tracciato un quadro a fosche tinte sulla situazione contabile e amministrativa del Comune di Taranto, il che ovviamente ha anche dei riverberi, dei collegamenti con la situazione del Corpo di Polizia Municipale. E poi
vorrei ancora qualche altra sua considerazione in merito allo sciopero del 2 giugno. Allora, la relazione che si è avuta a Taranto dall'ispettore del Ministero dell'Economia e Finanza si è registrata nel mese di settembre, definita il mese di ottobre 2015. Sono stati eccepiti dalla visita degli ispettori del Ministero molte anomalie, tutt'oggi diciamo irrisolte e pendenti sul capo del civico ente. Naturalmente poi a fronte di queste anomalie diciamo ispettive, contabili ai sensi del testo unico sugli enti locali, l'ente si pronuncerà, però tenga presente, direttore, che da quello che risulta dalla disamina diciamo tecnica cartacea fatta dal sindacato, l'Unione Sindacale Lavoratori di Base, emerge illegittimità per quanto riguarda la stesura del piano della performance, carenza per quanto riguarda la rendicontazione dei bilanci, carenza su quello che sono diciamo che sono il bilancio delle partecipate, quindi parliamo di AMIU, AMAT, e soprattutto gli ispettori del MEF pongono in risalto come in effetti 10 anni diciamo, di conduzione diciamo, politico-amministrativa ha messo in risalto che cosa? Quello che si sta registrando oggi. Abbiamo delle vertenze lavorative che stanno per scoppiare e che vedono l'Unione Sindacale di Base in prima fila a fianco ai lavoratori, e parliamo della vertenza AMIU, parliamo della vertenza che è scoppiata in corso per quello che riguarda la chiusura degli asili nido, che è un fatto molto grave e che coinvolge quindi il taglio nell'ottica di una politica nazionale diciamo contro i lavoratori. Quindi taglia che cosa? Dei bisogni al cittadino, taglia dei servizi al cittadino, e in quest'ottica ci sono meno risorse a disposizione per quello che riguarda il potenziamento dei servizi di polizia, e soprattutto diciamo registrano che cosa? Varie legittimità per quanto riguarda gli stessi contratti decentrati che non avrebbero seguito, e qui hanno colpa, diciamo c'è responsabilità, colpa no, chiara dei sindacati firmatari in delegazione trattante, che addirittura dagli eccepimenti degli ispettori non hanno seguito la trafila burocratica per quanto riguarda i contratti decentrati. Quindi in buona sostanza, riassumendo, non essendo tedioso, il contratto decentrato approvato in delegazione trattante, quindi approvato dalla pubblica amministrazione, dalla parte pubblica anzi, e dai sindacati, in questo caso parliamo rappresentativi, sono pari legittimi in quanto non sono mai stati sottoposti al collegio dei revisori dei conti. Generalese, un attimo, ritorniamo un attimo sul 2 giugno, sullo sciopero. Sì. Lo sciopero del 2 giugno parte dalle considerazioni programmatiche dell'Unione Sindacale di Base, parte dalla piattaforma programmatica, parte dallo scontento evidente non solo dei lavoratori della polizia locale, ma di tutti i lavoratori del pubblico ente, perché io voglio far notare al Presidente del Consiglio Comunale, che è molto attento alle cose del civico ente, che lo scontento è forte su tutto l'ente, e lo scontento nasce dalle professioni, nasce da istituti contrattuali al ribasso, perché io vi dico in questa sede che non sono solo i lavoratori della polizia locale pagati a ribasso nei festivi infrasettimanali, sono anche gli operai dell'ufficio traffico, sono anche i custodi, sono tutti quei lavoratori più deboli che stanno trovando risposta alle loro istanze nell'Unione Sindacale di Base, che chissà perché non si vuole accettare come interlocutore oggi sindacalmente rappresentativo. E allora andiamo, prima del gran finale con il rappresentante politico amministrativo e quello tecnico, andrei da Antonio Lampedecchia, responsabile USB enti locali Bari. Una mia riflessione, una mia considerazione, perché abbiamo una città, quella di Taranto, davvero spaccata, perché abbiamo il cittadino che guarda in maniera sbagliata, così, con rabbia il rappresentante, il vigile urbano,
il vigile urbano, il rappresentante della polizia locale che si sente, come dire, ferito nella sua dignità di attore. L'amministrazione che non riesce a dare risposte. È un quadro di... Cioè, tanti tasselli, tante facce, diciamo, di un poliedro che purtroppo sono in lotta tra loro. La guerra dei poveri. Sì, la realtà è questa, però non ci deve esimere né noi né la controparte da trovare una soluzione. Bisogna comunque sedersi, confrontarsi. E il fatto che il problema sia grande non può far finta che poi... Cioè, se da una parte si ammette che esiste, perché dall'altra parte non si ammette che si va trovata una soluzione? E va trovata con tutti, sia con chi ha ammesso, come diceva il collega, ha fatto sì che in questi ultimi anni si sia messa su un contratto decentrato, che quella norma che regola l'andamento della vita lavorativa, lo dico ai cittadini, la vita lavorativa all'interno di un posto di lavoro, in questo caso Comune di Taranto. Se tutti i sindacati, non lo diciamo noi, lo dicono i fatti oggettivi, le contestazioni anche degli ispettori del Ministero delle Finanze, se molte cose sono state sbagliate da chi oggi dirige settori importanti, vitali dell'amministrazione e rappresenta, dove forse rappresentava in passato, il maggior numero di lavoratori, perché oggi non si mette su un confronto con chi, con una forza nuova che vuole rispettare le regole, vuole che tutti rispettano le regole, vuole che i lavoratori coscientemente diano la propria prestazione, ma nel rispetto dei propri diritti. E allora, Bitetti, qualche soluzione, seppur temporanea, dobbiamo pur darla al corpo di polizia locale ferito. Allora, cosa proporre nel nostro piccolo? Innanzitutto, anche qua devo rifare la premessa. Io faccio il Presidente del Consiglio, forse dovevate invitare il dirigente del personale o l'assessore del personale per poter prendere impegni che vanno in quella natura. No, ma dico come amministratore, come consigliere. Ho capito, ma non è il mio ruolo, cioè io prendo, allora parlo da ex assessore dei vigili urbani, diciamo che sono di parte, ecco. Diciamo che sono di parte perché sono particolarmente legato alla polizia locale, perché io ho fatto una bellissima esperienza dal punto di vista politico. Ora, per me polizia locale non si intende solo viabilità, i ragazzi lo sanno, io li ho sempre ringraziati, ma significa edilità, significa non aria, anche lo stesso CED, per esempio, il centro di elaborazione dati, che lavora alle contravvenzioni, chiamiamo così, non rende vano l'intervento che loro fanno su strada. Quindi per me il corpo di polizia municipale è un corpo fatto di tante branche, di tante competenze, tutte meritevoli di attenzioni. Perché io mi rivolgo più a chi sta per strada? Per quello che dicevo prima, il contatto che loro hanno col cittadino è, diciamo, un po' più pesante, un po' più stressante. Ora, parto dalla gioia. Lui dice due cose. Per la prima sono in disaccordo, la seconda mi vede d'accordo. Lui giustamente dice, in base alle risorse a disposizione bisogna organizzare i servizi. Perché non siamo rimasti su orari 8:20 e la domenica siamo stati di riposo? Sono stato io tra i promotori di quell'aumento di orario per un semplice motivo: se loro montavano alle 8 non riuscivamo a garantire l'ingresso davanti alle scuole, perché ovviamente fino a quando poi dal comando arrivavano alla scuola non riuscivano a arrivare in orario, e non riuscivamo a combattere fenomeni tipo deiezioni canine, dove sapete che il cane viene portato a spasso o nelle prime ore della mattina o in tarda serata, e quindi quel tipo di intervento o lo fai in quelle ore o non riesci a combattere il fenomeno. E quindi questo è uno dei motivi. Per esempio, il fatto di lavorare la domenica ci dava la possibilità di dare la presenza allo stadio, di garantire le manifestazioni sportive, le tante processioni della città. Politicamente io ho voluto estendere quei turni perché volevo dare più risposte alle esigenze dei cittadini, però c'è anche da dire una cosa, che nel 2011 loro erano un po' di più, erano circa 200, e quindi forse diciamo che il colpo lo stanno accusando ora. Ma perché? Perché era in previsione di poter fare
un turnover, quantomeno, non dico un aumento di personale, ma quantomeno un turnover tra i pensionati e i nuovi assunti in questi anni, cosa che non è avvenuta perché ci sono purtroppo solo licenziamenti e non riusciamo a integrare, se non con quei bravi ragazzi tanto volenterosi a tempo determinato, che però è ovvio che non hanno l'esperienza che hanno acquisito in tanti anni quelli che sono a tempo determinato. E lavorano ovviamente con stimoli diversi perché sanno che il loro periodo di lavoro è a scadenza. Ora, questa è la cosa che mi vede in disaccordo. La cosa che mi vede d'accordo invece è sacrosanta, cioè che chi lavora di domenica o chi lavora durante i festivi deve giustamente essere remunerato a dovere. E come? Anche qua io ricordo che nel 2011 noi attivammo quello che il contratto collettivo nazionale di lavoro prevedeva e che quindi vi riconosceva determinate cose. E non mi sembrava che voi eravate scontenti. Quello che succede oggi, io lo ribadisco, lo dovete trattare in delegazione. Io mi permetto di darvi questo consiglio. Ora, un ulteriore sciopero vi porterà danni ai vostri portafogli. E vi giuro, ragazzi, la cosa mi dispiace enormemente, perché so il lavoro che fate. Dovete, come diceva il rappresentante di Bari, che non ricordo il nome, Lampedecchia. Diceva, è opportuno sedersi e aprire un tavolo di confronto. E secondo me è quello che è mancato. È mancato nella sede opportuna. Ora sicuramente lo dovete fare con il vostro dirigente. Però però vi prego, io non vi so rispondere. Io potevo rispondere quando ero là. E voi lo sapete. Io non credo che sia così. Io credo invece che il confronto deve essere fatto innanzitutto arrivando al tavolo privi di pregiudizi. Intavolando le motivazioni che io ho sentito da voi questa sera, che sono sacrosante, e riportare le stesse, chiaramente con il vostro dirigente, che non credo che non ascolterà, perché le terrà in considerazione, ha fatto anche lui la gavetta, quindi queste cose le conosce sicuramente meglio di me, quanto voi, ma sicuramente meglio di me. Ma le dovete riportare in delegazione trattante. Ora, il problema vero, e probabilmente Angelo Ferrarese parlava a 360 gradi della relazione del MEF, che vi posso garantire non è la regola, perché io l'ho studiata, la sto approfondendo, alcune cose sono vere, sono proprio evidenti, ci sono stati degli errori, non parliamo di errori catastrofici, però ci sono stati degli errori, altre cose sono proprio sbagliate nei numeri, conti alla mano, io vi posso dimostrare che alcune eccezioni sono state sollevate in maniera errata. E ora l'amministrazione comunale, tramite il segretario generale, tramite alcuni dirigenti che stanno lavorando, stanno controdeducendo. Ora, perché ho voluto dire la cosa del MEF e mi sono ricollegato a quello che diceva Angelo Ferrarese? Lui giustamente ha parlato a 360 gradi di partecipate, di altri servizi tipo gli asili. Una cosa la voglio smentire, gli asili non saranno chiusi. Potranno nascere problemi relativi alla gestione degli asili per lo stesso motivo legato alle dinamiche della polizia locale, che è la carenza di organico. Anche qua, se gli educatori degli asili vanno in pensione e non vengono rimpiazzati, è evidente che ci saranno lacune, ma questo ormai è nell'intera macchina amministrativa. Noi rischiamo la paralisi. Io voglio ricordare ai telespettatori e a me stesso. Dobbiamo andare in conclusione. E finisco. I dipendenti del comune di Taranto dovrebbero essere 1509 da pianta organica calcolata dal Ministero dell'Interno. Siamo scesi a 900, circa 960. All'incirca 900, e nei prossimi 2-3 anni ne andranno in pensione 200-300, okay, che non sono i 200-300 che sono appena entrati, ma sono le memorie storiche dell'amministrazione, sono i capi servizio. Quindi noi rischiamo la paralisi vera e propria. Allora, quello che io mi sento di fare come proposta, e la cosa che potrò portare avanti come ruolo politico, è di provare a intervenire nuovamente sul governo per chiedere una deroga alle assunzioni, consentendoci di sforare quel tetto massimo che è stato messo sulla spesa del personale, che dal 2007 ad oggi li ha praticamente decimati. Un ulteriore appello, ribadisco l'appello, prima di fare lo sciopero del 2 giugno, comprendendo quelle che sono le dinamiche che vi portano a scioperare, una preghiera: riprovate a fare un incontro, un tavolo tecnico di confronto che possa dipanare determinate cose, ma soprattutto chiarire alcuni aspetti.
che secondo alcuni possono essere attribuiti a una persona, ma di fatto poi devono essere attribuiti ad altra persona. Approfondite, perché magari molte cose si possono chiarire nel bene di tutti, a partire da quello dei cittadini. Capitano Raffaele Maragno, responsabile del servizio reparto mobile, questo sciopero del 2 giugno incombe. Cosa si sente di dire a quelli che sono i suoi colleghi? Perché poi alla fine siamo state tutti in una barca. Allora, io non posso ribadire che il diritto allo sciopero è un diritto. E quindi chi si sente di scioperare è giusto che lo faccia. Però d'altro canto c'è una città che chiede, ci sono dei cittadini che sono stati tanto maltrattati nel corso degli anni per tutte le vicende che sono accadute, il dissesto, l'Ilva, eccetera. Io in coscienza non mi sento di non scendere a lavorare e quindi di dare il mio contributo, pur rispettando ciò che è il diritto di ognuno di noi, di ogni lavoratore, che è quello di scioperare. Vitetti ha esposto alcune ragioni, ha evidenziato delle prospettive, il discorso, quelle richieste, no? Di derogare per poter assumere unità, potrebbe essere un'idea, una soluzione. Certo, io penso che l'amministrazione la volontà ce l'abbia di assumere. È chiaro che, come diceva prima lei, hai dei lacci che tengono frenata questa volontà. Io mi auguro che in futuro si possano sciogliere questi lacci e possiamo finalmente avere un corpo di polizia municipale a Taranto, di polizia locale, chiedo scusa, che sia all'altezza e che abbia quella dignità di polizia locale di una città come la nostra, che deve essere soprattutto rispettata per quella che è. Bene, è il momento dei nostri saluti. Dobbiamo ringraziare e salutare il capitano Raffaele Maragno. Buonasera. Il presidente del Consiglio Comunale Piero Bitetti. Buonasera, Angelo, a voi, e grazie per l'invito. Angelo Ferrarese, responsabile USB Polizia Locale di Taranto. Buonasera, grazie. Ringraziamo il capitano Antonio Lampedecchia. E dulcis in fundo, Marcello La Gioia, vice brigadiere della Polizia Locale di Taranto e delegato USB. Buonasera. Ringraziamo l'USB per averci ospitato in questa sede e salutiamo il coordinatore provinciale di Taranto, Francesco Rizzo. Questa stagione un po' balorda, questo caldo e questo freddo, questi sbalzi di temperature gli hanno tirato un brutto tiro, un brutto gioco, nel senso che si è raffreddato e quindi doveva essere qui con noi, però purtroppo, come dire, cause di forza maggiore, problemi di salute gli hanno impedito la sua presenza. Ci avrebbe fatto piacere averlo, ma a Francesco l'augurio di una rapidissima, ma sarà così, guarigione, e oramai lui sta conducendo l'USB, sta facendo crescere davvero l'USB nei vari comparti, pubblico, nel comparto pubblico e nel comparto privato. Avremo modo di ascoltarlo prossimamente. Bene, ora c'è il break pubblicitario e la seconda parte, come vi ho detto, sarà una cosa completamente diversa dalle altre. Ho voluto essere per una volta di parte, il cuore bianconero ha avuto la meglio ed eravamo con le telecamere di Polifemo sul terreno di gioco dello Juventus Stadio, proprio sul terreno di gioco. Abbiamo fatto anche una pacifica invasione di campo e dal terreno dello Juventus Stadio, e non solo, abbiamo insieme agli altri club, al club di Lizzano, di Salice Salentina, di Altamura, abbiamo voluto fare una puntata diversa, dedicata alla festa dello scudetto della Juve, ma soprattutto per far comprendere che il calcio è amicizia e stare insieme e che la squadra di un altro colore politico non è un nemico ma è un semplice avversario sul campo. Pubblicità e poi festeggiamenti. Giusto per accompagnarti nella seconda parte, forza Juve e forza Taranto. Quello sempre.